Poracci, sono sempre più in ritardo. Niente intro simpatica perché devo ricordarvi l'appuntamento di questa sera. Ci vediamo stasera alle 20:30 qui in live su YouTube per seguire insieme l'Ubisoft Forward. L'evento inizierà alle 21 ed è già stata leakata la presenza durante lo show di Mario & Rabbids 2, il che lo rende un appuntamento imperdibile per qualsiasi fan Nintendo. Vi aspetto, non mancate, mi raccomando, a dopo! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza guadagnarci sopra un euro. Come promesso, oggi andremo a vedere alcuni degli sconti più interessanti su eShop, uno store che è semplicemente un inferno da navigare. Grazie al vostro aiuto ho stilato una lista di quelli che secondo me sono alcuni dei titoli più meritevoli di un acquisto poraccio. Ma attenzione, perché dopo il 15 giugno molto probabilmente ci sarà una nuova ondata di saldi per celebrare la fine delle E3. Quindi, se il video ha un buon successo, potremmo replicare questo tipo di format anche la prossima settimana. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. E ora, qui lo dico, se raggiungiamo i 1000 like, mi compro Entai vs Evil e ci faccio sopra la recensione poraccia. Qualità! Devo dire che questa volta l'ondata di sconti è super interessante ed è stato molto difficile fare una selezione di soli 10 titoli. Come criterio di scelta ho cercato di tenere sempre i costi molto contenuti e ho evitato i nomi eccessivamente conosciuti. Soprattutto ho evitato di citare nomi che ho già portato in passato, anche se qualche eccezione ci sarà. Comunque ci tengo a precisare che i titoli non sono in un particolare ordine e sul serio vi consiglio di recuperarli tutti quanti. Ma bando alle ciance e partiamo col primo gioco. Narita Boy, un action platform dallo stile pazzesco che mi ha letteralmente stregato. Dei giochi in lista credo che sia l'unico a superare i 10 euro, sfiora quasi 20 e di certo non è un prezzo poraccio, però credetemi quando vi dico che Narita Boy è una delle esperienze più interessanti che ho avuto il piacere di provare quest'anno. Si tratta di un action platform in due dimensioni che trasuda amore per gli anni 80, ma in un modo incredibile, mai banale o scontato. Il mondo di Narita Boy è una sorta di allucinazione lisergica dove la vita e la cultura si fondono con l'estetica al neon del VHS. Ok, non so cosa ho detto. Ma credo che non ci sia modo migliore di descrivere lo stile di Narita Boy se non giocandolo o al limite guardando le immagini. Attenzione perché non si tratta di un Metroidvania, nonostante il gameplay possa ingannare, anche perché non c'è nessuna mappa di gioco. Io, poracci, ve lo straconsiglio. L'ho provato sul Game Pass ed è stata un'esperienza fantastica. Su Switch ho letto qualche segnalazione di bug e glitch, ma niente che rovini totalmente il divertimento. Visto che ci siamo avvicinati al genere dei Metroidvania, direi di passare subito a uno degli sconti più attesi in assoluto, Blasphemous. Tengo d'occhio questo titolo sin dalla sua uscita e ora che finalmente è sceso sotto i 10 euro è il momento perfetto per recuperarlo. Immaginatevi un Metroidvania ambientato in un mondo che è una sorta di raffigurazione distorta e corrotta dell'iconografia cristiana. Violento, brutale, gotico. Nei panni del penitente, cavaliere che brandisce la spada mea culpa, l'obiettivo è quello di farsi strada in mezzo al caos derivato dal peccato per estirpare la radice di tutto il male, il miracolo. Così, una cosa leggerissima proprio. A livello di gameplay non si tratta del gioco perfetto, complice un combat system un po' stagnante e una sovrabbondanza di trappole mortali che rendono l'esplorazione eccessivamente frustrante, ma credo che ci troviamo di fronte allo stato dell'arte della pixel art, graziata tra l'altro da uno stile senza pari. Il design dei mostri, dei boss, ma anche delle ambientazioni è pazzesco e non vedo l'ora di fare un giro nella città di Custodia. Continuiamo l'angolo dei Metroidvania con Feudal Alloy, gioco che non conosco ma che fortunatamente mi avete segnalato. Grazie. 3 euro, un super sconto per un Metroidvania che più Metroidvania non si può. Feudal Alloy è ambientato in un medioevo strampalato, ma strampalato forte, visto che il protagonista è Attu, un agricoltore robot guidato da un pesce rosso. La trama non è il punto forte della produzione, ma a rendere Feudal Alloy meritevole di una prova è certamente il gameplay, che cerca di rinnovare la formula del combattimento aggiungendo alcuni elementi da action RPG, dando parecchia importanza all'inventario e al loot recuperato. Io una chance gliela darò, per 3 euro poi.
E non sarebbe un video dei consigli del Poro se non vi tirassi in mezzo per l'ennesima volta Yoku's Island Express. Ma lo sapete che c'è? Adoro i Metroidvania e poi il canale è il mio. Faccio come mi pare. Per soli 5 euro vi potete portare a casa una delle rivisitazioni più fresche e divertenti del genere. Yoku's Island Express è un Metroidvania puro nella struttura, ma mixa l'esplorazione con il gameplay dei flipper. Il risultato è un azzeccatissimo incrocio tra due formule che difficilmente si riuscirebbero a immaginare insieme. Eppure, poracci, c'è anche la demo. Provatelo e poi mi dite. Da Yoku a Yoka il passo è breve. E anche questa volta mi sento di consigliarvi Yooka-Laylee and the Impossible Lair. 7,49 euro per un platform vecchio stampo che ho adorato dall'inizio alla fine. Rispetto al primo episodio, che era un collectathon in tre dimensioni, questo platform si rifà all'epoca d'oro degli sforzi di Rare sul Super Nintendo. L'obiettivo è quello di riuscire a completare l'Impossible Lair, uno stage per l'appunto impossibile. Bisognerà vagare per i vari livelli di gioco per recuperare dei potenziamenti che ci permetteranno di sopravvivere ogni volta che riceveremo un colpo nel livello che dà il nome al gioco. I classici livelli da side-scroller sono amalgamati da una world map con visuale dall'alto che ricorda quasi la complessità di un Metroidvania. Io ho adorato su Xbox The Impossible Lair e mi sa tanto che me lo rigiocherò anche in portatile. E ora entriamo nella zona nostalgia e facciamolo col primo consiglio da boomer, ovvero Worms VMD o VDM VMD. Ancora mi ricordo i pomeriggi interi passati sul primo Worms letteralmente stupefatto dalla presenza di infiniti livelli generati proceduralmente. Non mi riuscivo a capacitare come fosse possibile e questo mi fa sentire molto vecchio. In ogni caso, Worms è un gioco bidimensionale di strategia a turni dove due squadre di vermi si fanno la guerra. L'obiettivo è quello di eliminare il team avversario tramite l'utilizzo di armi tanto improbabili quanto letali. Sì, insomma, il gioco è completamente fuori di testa e riprende la formula classica dei Worms in 2D, aggiungendo la possibilità di guidare anche dei veicoli. Con 7,50€ vi potete portare a casa un titolo potenzialmente infinito, tra editor di squadre, campagna in singolo e possibilità di giocare in multiplayer locale e online. Provo fortemente nostalgia anche per un genere che ormai è praticamente estinto, quello dei picchiaduro a scorrimento. È anche vero però che ogni volta che esce un nuovo esponente del genere è sempre una festa. E ci troviamo di fronte quasi sempre a prodotti di ottima fattura. È il caso di Bud Spencer e Terence Hill Slaps and Beans, videogioco ispirato all'iconico duo che ha fatto la storia del cinema italiano a suon di scazzottate. Schiaffi e fagioli è forse il titolo perfetto per descrivere tutta la filmografia di Bud Spencer e Terence Hill, e questo gioco è una sorta di nuovo film giocabile. Dura solo 3 ore, poco più di una pellicola praticamente, ma gli appassionati del genere non possono lasciarsi sfuggire un piccolo capolavoro in pixel art. Normalmente costa 20 euro e magari non me la sentirei di consigliarlo, ma a soli 6 euro è un vero crimine lasciarselo sfuggire. E continuiamo con i gusti da boomer passando alle avventure grafiche, questa volta però con una bella collection. Siberia è stato forse l'apice delle trasposizioni videoludiche dell'opera di Benoît Sokal, un'avventura dal sapore nostalgico e dall'immaginario estremamente affascinante. Il viaggio di Kate Walker è ancora oggi una storia che merita di essere scoperta, anche se la produzione risente il peso degli anni e il notevole impatto grafico che ebbe all'epoca della sua uscita ormai ha perso tutta la sua potenza. Per meno di 3 euro vi potete giocare i primi due episodi della trilogia di Siberia e vi consiglio di fermarvi là. Il capitolo conclusivo, il più recente, purtroppo non è all'altezza dei suoi predecessori. Certe storie è meglio lasciarle a metà. E ci avviciniamo alla conclusione con un altro dei vostri suggerimenti, Firework. Avete presente quando si dice un gioco che non ha bisogno di presentazioni? Beh, Firework è uno di questi, visto che sulla pagina eShop non c'è nessuna informazione a riguardo della storia o del gameplay. Comunque, costa meno di 5 euro e questo è già un ottimo punto a favore. Per il resto, si tratta di un action platform ispirato all'epoca d'oro dei primi Mega Man. Oltre a condividerne l'estetica pixelata a 8-bit, anche il gameplay si rifà in tutto e per tutto a quel tipo di progressione resa celebre dal capolavoro Capcom. Come se non bastasse, se non ho capito male, il gioco è stato sviluppato da un piccolo team italiano ed è un piacere supportare una realtà del genere. E chiudiamo con una vera perla indie che ho conosciuto sempre grazie a una vostra segnalazione. Mi riferisco a A Short Hike. Molti di voi se lo ricorderanno perché presentato durante un evento Nintendo, un Indie World, se non ricordo male. Come descrivere A Short Hike? Zelda incontra Animal Crossing?
Animal Crossing Adventure? Non lo so, ma di sicuro c'entrano gli animali antropomorfi. A Short Hike è una breve avventura dove al giocatore sarà chiesto di esplorare un'isola e raggiungerne la cima più alta e nel fare ciò dovrà semplicemente esplorare l'ambientazione ed interagire con gli abitanti seguendo un ritmo estremamente rilassato ma mai dispersivo. Ci sono tantissime cose da fare, anche collezionabili da recuperare, e seppure si tratta di un'avventura che si può portare a termine in una sola seduta, A Short Hike è una di quelle esperienze che vi rimarrà dentro. Parola di Poro. E questo, poracci, era tutto. Mio Dio, quanto è tardi. Spero che questi consigli vi siano tornati utili. Io, come al solito, vi aspetto nei commenti per sapere se avete altri sconti da suggerire. E poi, subito dopo, in live, per seguire insieme l'Ubisoft Poro World. Ci vediamo alle 20:30. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Io sono il Poro Poraccio, Michele in ritardissimo. Ciao! Ok, sono le 18:29, sto finendo adesso di registrare, vediamo quando pubblicherò il video.